In collegamento il presidente di WeBuild, Donato Iacovone, e Alberto Calcagno, che è il CEO di Fastweb. Entrambi sono in collegamento. Due asset, come sapete, importanti e strategici del nostro paese: da un lato le costruzioni, quindi infrastrutture, dall'altro lo sviluppo della parte digitale del nostro paese. Vediamo se nel frattempo li riusciamo a vedere messi a confronto. Cercheremo di capire qual è il piano per il nostro paese al quale si sta. Eccoli qua, eccoli che li vedo. Ora sono subito da voi, buongiorno, buongiorno ad entrambi, buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, Presidente Iacovone, parto con lei. Abbiamo terminato poco fa una tavola rotonda nella quale si parlava dell'importanza fondamentale delle infrastrutture. Lei ha recentemente parlato della necessità nel Recovery Fund di un progetto Italia. Qui tutti gli imprenditori sono comuni nel ricordare che ci vuole un progetto di insieme, cosa che sembra mancare, diciamo, è evidente che manca al nostro paese negli ultimi anni. Da dove bisogna cominciare, Iacovone? Intanto abbiamo un piano, cioè almeno abbiamo una bozza di piano nazionale di ripresa e resilienza, così è stato chiamato, che dovrebbe essere il piano dei 209 miliardi, il quale ha tre grandi direttrici. Prima, come sappiamo, è quello del green, quindi di tutto il tema della sostenibilità e quindi il tema ambientale. Il secondo è quello sulla digitalizzazione, innovazione di cui si parlava prima, quindi è un'altra grande parte. Il terzo è quello sulle infrastrutture e la mobilità. Allora, quello delle infrastrutture noi riteniamo sia particolarmente importante perché normalmente nelle cadute di PIL, per trovare il rimbalzo al PIL, le infrastrutture sono quelle che mettono immediatamente in opera attività di lavoro e quindi attività di cantieri che normalmente incidono sul PIL, con moltiplicatori che vanno dall'1,8 al 2,8 in un tempo in cui ovviamente la infrastruttura è stata ultimata e viene utilizzata e quindi dà valore all'economia. Ora il tema, io sono d'accordo su quanto è stato detto sul fatto che vada fatto un piano strategico e industriale del paese con una visione, perché anche le infrastrutture oggi vanno fatte, bisognerebbe pensare più alla finalità che quella infrastruttura ha e quindi a quale economia può muovere. Questo anche per tornare sul tema della priorità. Ecco, qui siamo oggi, si dibatte di Romagna e mi pare che il concetto di fattore R sia un po' allargato in realtà al centro Italia. Per esempio, se parliamo di infrastrutture in quell'area, la dorsale adriatica è stata dimenticata, per esempio, dall'alta velocità. Noi abbiamo, o meglio, se ne parla, ci sono stati fatti dei progetti limitati attorno a Bari, a Lecce, sono stati fatti anche alcune parti nel nord, nel nord parlo di Bologna, da Bologna a Rimini, ma non è stata quest'opera né disegnata né ancora completata. E questo sarebbe un importante boost per l'area, una importante spinta per l'area adriatica, perché al di là di città come Rimini, Cattolica, Pesaro, ma fino al nord dell'Abruzzo, porterebbe, nel progetto che c'è di massima, sposterebbe la linea ferroviaria verso l'interno, quindi ridando i centri di queste cittadine appunto questo territorio ai cittadini, e consentirebbe di fare delle iniziative sul turismo, insomma delle attività che possono essere di nuovo da spinta per questi centri. Questo sarebbe un progetto importante, probabilmente da includere, o tentare di far includere in questo piano, che dovrebbe attestarsi intorno ai 60 miliardi, la parte relativa a infrastrutture e mobilità, avendo anche, come ho sentito anche da alcuni interventi, l'idea di riprogettare questa parte dell'Italia che è stata un po', dal punto di vista delle infrastrutture, messa in secondo piano e che invece ha una grande
potenzialità di sviluppo. Non parlo solo del turismo, ma ovviamente, come tutti sappiamo, parliamo anche del manifatturiero e di altre attività produttive che ci sono in quest'area. Questo credo che sia uno sforzo che il territorio deve fare per questa, le amministrazioni locali, per promuovere questa infrastruttura. Ora, avendo in mente, poi chiudo, il tema di che cosa però, qual è la finalità di quest'opera e che cosa ci si può mettere sopra in termini di tecnologia, perché questo è veramente importante. Nel progettare le opere non è più sufficiente lasciare il buco per mettere la sensoristica, noi dobbiamo immaginare al servizio che vogliamo dare a qualcuno che si sposta da un punto A a un punto B, è già in fase di progettazione farlo, perché altrimenti ci ritroviamo che chiunque oggi percorre la Roma Milano con alta velocità non ha una connessione adeguata, quindi non può utilizzare quelle 3 ore per lavorare, perché ha una rete che continua a cadere nonostante tutti gli sforzi che sono stati fatti, il servizio non c'è. Ecco, nella progettazione noi dobbiamo imparare a prevedere qual è il servizio che chi si sposta utilizza quella infrastruttura vorrà utilizzare. Questo è lo sforzo, secondo me, che va fatto in questo piano. Per questo abbiamo anche bisogno urgente di questo piano, per definire le priorità che questo paese ha e lì allocare i denari. Ecco, Iacone, non c'è dubbio, questa è la domanda, la giro direttamente a Calcagno. Sul questo forte rallentamento che subisce il nostro paese nel processo di digitalizzazione di tutto il nostro paese, incide anche la morfologia del nostro territorio, incide la burocrazia, cioè quali sono gli elementi che ci stanno facendo arrivare così in ritardo rispetto ad altri paesi, dove invece ad esempio la connessione non salta, non ha ritardo, i bambini possono, durante, come non è accaduto durante il lockdown, fare lezione da casa, gli insegnanti fare lezione in streaming senza avere problemi, scambiarsi dati con una certa facilità? Beh, innanzitutto, per ogni evoluzione digitale serve una parte infrastrutturale, e mi sembra che ne abbiamo dibattuto abbastanza oggi, adesso poi ovviamente darò anche il mio contributo, ma anche una rivoluzione culturale. Però sull'infrastruttura, ovviamente per quanto mi riguarda l'infrastruttura ha retto, perché ci sono stati milioni di lavoratori e milioni di studenti che hanno potuto continuare a dare il proprio contributo nella loro vita lavorativa piuttosto che continuare il loro percorso di apprendimento. Oggi ci sono, in Italia si sta investendo molto, è vero che ci sono delle aree che sono meno agevolate di altre, però è anche vero che ci sono molti operatori e in primis sicuramente Fastweb che stanno portando avanti dei piani di investimenti totalmente finanziati, per cui si tratta semplicemente di eseguire il rollout di rete. Quello che invece manca totalmente è capire che cosa ci si vorrà fare con questa infrastruttura, perché oggi noi stiamo dicendo dappertutto che servono tantissime corsie in più digitali, abbiamo già sentito anche nei tavoli precedenti, ma quello che manca è il rilascio delle patenti digitali, perché sennò il rischio è di avere sempre un'unica corsia piena e le altre invece tutte vuote. Quello che manca quindi pertanto è iniziare a far abbracciare alla popolazione, a intere fasce di popolazione che oggi sono assolutamente avverse al digitale o che comunque non conoscono le opportunità digitali, bisogna proprio farle aprire a questa opportunità. Che cosa significa? Significa magari iniziare a pensare dei corsi universitari digitali, ma non nella fruizione, proprio nel fine. Della formazione, forse bisogna cambiare la formazione, indirizzare ad una formazione diversa. Sì, una formazione che deve essere digitale, che oggi ad esempio gli studenti che escono dal liceo continuino a scegliere indirizzi come giurisprudenza, come architettura, per il quale ovviamente non ho niente in contrario. Il mondo ha bisogno di programmatori, ad esempio di giochi online, il mondo ha bisogno di esperti di digital marketing, il mondo ha bisogno di esperti di ingegneri digitali. E questo ovviamente, essendo una rivoluzione culturale, è un progetto molto più a lungo termine, molto più di visione, molto più difficile che ci dovrebbe vedere coinvolti. Einstein diceva, ho sentito che Cucinelli citava Einstein, lo cito anch'io, e dice
diceva, la perfezione della tecnologia e la poca chiarezza degli obiettivi sono la, diciamo, il biglietto da visita dei tempi moderni. Allora lui ovviamente aveva in mente il suo mondo, cioè 100 anni fa, mentre io penso che questo sia uno slogan che sia mutuabile anche per i tempi odierni. Dovremmo lavorare un po' meno sull'infrastruttura, nel senso che comunque lì ci si sta lavorando, e lavorare molto di più sulla rivoluzione culturale. E a proposito di rivoluzione culturale, Iacovone, come si attraggono i talenti e come si fanno rimanere i talenti nel nostro paese alle condizioni attuali? Non sembra, serve una formula nuova, quale? Ma i talenti, per far restare i talenti bisogna ovviamente che gli si diano le condizioni, le prospettive future. I giovani in modo particolare, mentre all'inizio, più che i danari, cioè più che il fatto che una società tedesca, per quanto per esempio riguarda un ingegnere meccanico, ed è di tutti i giorni questo succede, gli offra un maggiore stipendio, faccio presente che un ingegnere meccanico che inizia, o un ingegnere in generale, che inizia in Italia, inizia a 1300 euro mensili, in Germania l'offerta è esattamente il doppio, quindi siamo sopra le 2500 euro, capisco, ma nessuno si sposta perché l'immediato stipendio è più alto, ovviamente quello incide. Ma quello che incide è che una società tedesca che assume immediatamente presenta un percorso di carriera, di sviluppo, di opportunità. L'avere una prospettiva che qui non c'è. Perché spesso in Italia, soprattutto le piccole e medie imprese, fanno più fatica a dare queste prospettive immediate. Quindi quello che attrae veramente è la prospettiva di sviluppo della persona e delle proprie potenzialità. Quindi noi dobbiamo cercare di inseguirli su questo terreno, perché altrimenti non riusciamo né ad averli all'inizio i ragazzi, ma soprattutto non si riescono a trattenere nelle aziende. Quindi il tema denaro e delle prospettive di carriera e di sviluppo sono importanti, ma secondo me le seconde sono ancora più importanti delle prime. Calcagno, secondo lei bisogna puntare di più sul creare delle sinergie tra atenei e imprese? Innanzitutto i talenti sono attirati da una visione, i talenti sono attivati e attirati da un progetto. Allora noi dobbiamo lavorare per far conoscere cos'è questa visione, far conoscere cos'è questo progetto e quindi ad esempio capire quali saranno i lavori di domani, ma non fra 2 o 3 anni, fra 10, 20 anni. Come si farà ad esempio a riformare una dei lavoratori che sono nati in un mondo analogico, che invece avrebbero tantissime opportunità, e magari il mondo analogico che oggi si trova in un vicolo cieco, invece avrebbero tantissime opportunità se fossero fatti con competenze digitali. Questo ovviamente non è soltanto un tema di università, questo è un tema di sistema. Faccio un piccolo esempio. Nel nostro piccolo FastWeb, 5-6 anni fa, è iniziato un progetto che si chiama FastWeb Digital Academy. Qual era l'obiettivo? Quello di far abbracciare, come dicevo, le competenze digitali a un ampio spettro di popolazione, studenti, disoccupati, pensionati. Corsi gratuiti che potevano costituire da un pacchetto proprio, diciamo, di entrata nel mondo digitale, non so cos'è una mail, mi piacerebbe usarla, piuttosto invece a corsi avanzati che prevedevano appunto quello di diventare programmatore di giochi piuttosto che esperto di digital marketing, esperto di digital advertising. Abbiamo iniziato così quasi per gioco, per provocazione, nella città di Milano. Oggi siamo aperti in 25 città in Italia, abbiamo rilasciato 5.000 certificati, il 30% delle persone che hanno ottenuto questo certificato ha ottenuto un lavoro, un altro 20% ha ottenuto un colloquio di lavoro. Questo significa che c'è da una parte una grandissima necessità e voglia di avere delle competenze digitali, ma dall'altra anche che se uno si dota appunto di queste competenze ha anche una possibilità concreta di ottenere un lavoro. Quindi dal mio punto di vista, ritorno sul concetto della rivoluzione culturale, bisogna fare sistema per far capire che il digitale non toglie lavoro, ma anzi lo crea.
e che non ti fa aumentare la connessione, non ti espone a una connessione per cui c'è il rischio di avere un burnout, un esaurimento da connessione, ma in realtà molto il digitale ti aiuta a ottenere il tuo tempo, avere più spazio per te. E questo è veramente naturale. Accorciare distanze, in sostanza. Assolutamente. che bisognerebbe riuscire ad accorciare anche a livello infrastrutturale. Ecco, Mone, tanto per concludere, quali sono le professionalità che in questo momento mancano, ad esempio, al suo settore, volendo guardare al futuro, e quella dando un suggerimento alle nuove generazioni che si stanno avvicinando e stanno crescendo, dove devono guardare, quale formazione devono scegliere, ad esempio per lavorare nel settore delle costruzioni, delle infrastrutture, gli ingegneri di domani? Beh, ma non è molto lontano da quello che diceva Calcagno, cioè il settore delle infrastrutture ha delle parti che non sono cambiate di attività di lavorazione e che non cambieranno, quindi non è che cambierà, ci saranno delle evoluzioni ma non cambierà. Però quando noi ci spostiamo, quindi parliamo del calcestruccio, del ferro armato, quindi parliamo dell'opera infrastrutturale che consente a un treno di andare a 500 km all'ora, ci sono delle attività fisiche che non sono cambiate se non evoluzione di prodotti o evoluzione anche di lavorazione. Però noi andiamo sempre di più, come succede per gli altri settori, verso infratech, cioè verso una coniugazione di infrastruttura fisica e la tecnologia, che per esempio consente poi a chi si sposta, come dicevo prima, da un punto a un altro di usufruire di una serie di servizi. E quindi se io sto andando da Roma a Milano posso programmarmi con facilità durante il viaggio che cosa faccio a Milano, se vado a un ristorante, speriamo che il Covid finisce presto, vado a un teatro, vado al cinema, mi organizzo e che quindi io posso organizzarmi la mia. Ecco, posso anche, l'infrastruttura deve avere questa visione, cioè la visione di che cosa sarà il mondo domani. Allora, indubbiamente l'altro tema che il settore ha affrontato, che sta affrontando, ma affronterà ancora di più, è il tema della sostenibilità di quello che andiamo a costruire, perché certo, la costruzione ha un impatto sul territorio di tipo ambientale che noi dobbiamo ridurre al minimo possibile. Dobbiamo fare infrastrutture che servano le persone ma non distruggendo il territorio in cui le andiamo ad insediare. Allora, questo del tema della sostenibilità è un tema importante. Allora, se lei mi dice i lavori, io penso che ci sarà grande lavoro per informatici, settore infrastrutture, per chi si occupa di artificial intelligence, per chi si occupa di predictive maintenance, per fare un esempio, ma anche la gestione del cantiere oggi è completamente digitalizzata, che non c'è attività che non sia su un tablet di qualcuno che decide se fermare una lavorazione, se accelerarla, oppure programmare delle scorte o prendere delle materie prime, ordinarle, cioè tutto è già entrato il digitale. Il passo successivo sarà quello della finalizzazione di quella opera, del servizio che dovrà viaggiare su quella opera. Ecco perché insisto molto che più che fare un treno veloce, noi dobbiamo pensare alla mobilità che poi le persone che lo utilizzano, come dire, al servizio di mobilità di cui hanno bisogno, soprattutto quando poi arriva in città e quindi si integra con il territorio, con le esigenze del territorio. Iacovone, grazie anche a Calcagno per essere stati con noi in questa mattina di discussione. Grazie mille.